Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Diary. Allora gente, a parte che vedo che le reaction vi stanno piacendo, quindi ho intenzione di continuare a farle. Stavo pianificando tutt'altra cosa quando improvvisamente su YouTube mi accorgo che è uscito fuori qualcosa di interessante che sta facendo esplodere il cervello a molte persone, perché è uscita una nuova canzone dei Linkin Park. Già proprio così, ma non solo una nuova canzone di Linkin Park, tecnicamente è una vecchia. È una canzone demo che doveva, da quello che mi è dato capire, essere inserito in Meteora, il secondo album, e poi non è stata scelta ed è stata ripubblicata adesso. Il fatto è che c'è la voce di Chester dentro. Dovete sapere, ragazzi, che io sono piuttosto fan dei Linkin Park per i primi due album, degli altri, devo dire, a mio gusto personale, salvo molto poco. Però sì, ero adolescente quando sono scappati fuori e devo dire che Hybrid Theory l'ho disintegrato da quante volte l'ho ascoltato. Ho ancora il disco da qualche parte, neanche funziona, perché all'epoca quando lo ascoltavamo i dischi, mi sento vecchio, lo so, insomma, consumante, leggendo il disco si rigava, ecco, quello non funziona più, però ce l'ho ancora lì. E ho anche Meteora, che vabbè, non è certo il mio disco preferito, però è un degno secondo. Quindi ragazzi, questa canzone si chiama Lost e io la devo ancora vedere. Mi sono trattenuto proprio per farvi la reaction insieme, quindi senza ulteriori indugio direi andiamo. Fa sempre impressione risentire la voce di Chester. I feeling sono proprio di quell'epoca lì, non c'è che dire. Il video è bellissimo. Tanto è bella proprio la canzone. Secondo me andava al posto di qualcuna di Meteora, proprio così su due piedi. Mo' vediamo. Sono i vecchi Linkin Park, non inconfondibili. Minchia ragazzi, non dico che sono commosso, ma quasi. Devo dire che mi ha
Sentimentalmente un po' smosso questa canzone. Tanto per cominciare, mi sento trasportato indietro di 15 anni. Mi ricordo bene quell'epoca, vi ho accennato all'inizio, del disco di Hybrid Theory che neanche si sente più, però anche Meteora l'ho abbastanza consumato, devo dire. E si sente che è un disco proveniente da quel periodo lì. Il livello di produzione non è lo stesso, ma si vede questo, da quello che ho capito, ripeto, dovrebbe essere una demo che è stata fatta uscire dopo. Ogni tanto succede con le band storiche che recuperano del vecchio materiale e lo ripubblicano, magari in onore di qualcuno che non c'è più, cose del genere. È successo con i Queen, per dire, è successo con i Beatles, è successo con tanta gente, che tante band, tanti artisti di cui abbiamo potuto sentire a distanza di a volte decenni e decenni delle canzoni nuove. E a quanto pare è il caso anche con Linkin Park. Il brano devo dire che mi piace molto. E oltre ad avere i vibe proprio assolutamente tipici, ha i vibe dei Linkin Park più melodici e un po' più struggenti. Io scommetto che questa canzone farà, neanche ho visto il numero di visualizzazioni che ha, nel momento in cui registra è uscita 22 ore fa e ha 3,3 milioni di visualizzazioni. Soltanto a guardare i commenti, sì, ovviamente tutti quanti commossi, grazie Linkin Park, ricordo di Chester, cioè era come era giusto immaginarsi. Il livello di qualità del video è notevole, ragazzi, perché quello che abbiamo visto qua, adesso ve l'ho messo mutato anche soltanto guardando le immagini, è molto figo. Sembra però, lì per lì mi sembrava una cosa disegnata, però io credo che sia una, diciamo, una è come un filtro stilistico. Io credo che siano in buona parte delle riprese che esistono davvero, che sono state, diciamo, stilizzate e integrate invece in una sorta di anime disegnato. Una via di mezzo tra un anime e street art, secondo me, che è esattamente lo stile di Linkin Park dell'epoca di Meteora. Se ci pensiamo, no? Adesso io, per carità, conosco bene quelle canzoni lì, mi ricordo bene di quei dischi, non è che sono il più grande conoscitore della vita di Linkin Park, però insomma, un po' di contesto ce l'ho e mi ha immediatamente risuonato, ma proprio subito, istantaneamente. Ragazzi, ammetto che un po' qua l'ho sentita e un po' qua l'ho accusata, quindi per quanto mi riguarda, bellissimo pezzo e sicuramente non sarà la prima volta che lo sentirò. Credo che nei prossimi giorni me lo risentirò più volte, tipo quando finisco a registrare questa reaction me lo risento immediatamente mentre faccio altro, magari mentre uploado il video. Già, c'è della gente che verserà qualche lacrimuccia per questo brano, sì. Ragazzi, che ne pensate? Quali sono state le vostre reazioni, le vostre impressioni? Scrivetemelo qui sotto nella sezione commenti. D'accordo, ragazzi? Grazie a tutti per aver visto questo video. Se avete altre cose da suggerirmi a cui fare una reaction, di nuovo, qui sotto nella sezione commenti, fatemelo sapere. D'accordo? Grazie mille, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche a tutti i miei altri canali, i link sono qui sotto in descrizione, così come tutti i link ai miei social. A presto, ragazzi.